Proiettare l'Aquila in una rete di rapporti culturali internazionali, ribadendo la sua naturale vocazione a città della musica e ribadire lo speciale legame umano e storico che lega il capoluogo e l'intera Abruzzo alla lontanissima Australia è il senso del concerto di una notte di mezz'estate alla Fontana delle 99 Cannelle. Lunedì 8 luglio alle 21 si esibirà l'Ensemble 642 con un programma molto raffinato. L'Ensemble 642 si esibirà appunto nello spettacolare scenario della Fontana delle 99 Cannelle alla Rivera, un monumento conosciuto in tutto il mondo, luogo simbolo dell'identità e della storia aquilana, anche grazie alla numerologia del 99 che identifica la città sin dalla fondazione. L'ingresso è libero. L'evento è frutto della consolidata collaborazione culturale tra l'emittente, la nostra rete 8 e l'associazione L'Aquila siamo noi, tesa alla riscoperta e valorizzazione dei gioielli monumentali artistici e di fede dell'intero Abruzzo. Un contributo importante quello del comune. Il concerto sarà trasmesso rete 8 nel prossimo mese di settembre. Questa volta da Aquilano sono giustamente orgoglioso che ci sia questo, questa location, la fontana delle 99 cannelle che è veramente il simbolo della città dell'Aquila ma è cara a tutti gli abruzzesi. Seconda puntata, secondo concerto con la partecipazione di artisti australiani. Devo ringraziare l'Ambasciata d'Australia in Italia per averci segnalato questi artisti. Dopo il concerto del soprano Brianna Stillman, un concerto con l'Ansamble 642 viene da Melbourne Hannah Lane una valente arpista e Nicola Spollock, eh, chitarrista barocco. Eh, un concerto che spazia sul barocco italiano del 5 e del 600, una grande ambientazione. E continuiamo questo tour e mh, vi auguro una buona visione a tutti. Per chi volesse venire qui alla Fontana delle 99 Cannelle a sentirlo, ad ascoltarlo dal vivo, lunedì sera 8 luglio alle ore 21. Grazie e buon ascolto.